pronti, accoglierei gli atleti. Siamo a 32 minuti dalla partenza ed ecco la bici elettrica, quindi tutto green. Ed eccolo qua, Mario Capuani, nonostante la gara di stamattina impegnativa, 32:40 tempo di Mario Capuani. Allora, però mi dovete spostare la musica sopra. Ed ecco qui Luigi Junior Barbieri a rappresentare l'Atletica Novara, anche lui sta nelle altre gare, quindi Mario, appena ti riprendi, vedi, qui, qui siamo, prendi fiato Mario. Bambina! Mario Capuani, Luigi, Junior, quando siamo a 33 minuti dalla partenza. Vieni qua, facciamo una mia cavalletta. Giancarlo Scarazzati in terza posizione a rappresentare la podistica Valle Caunina. Grande Giancarlo. Siamo a 34 minuti. Gestire le fasi del cronometraggio e delle classifiche garepodistiche.com, quindi potete anche consultare il sito per visionare poi la classifica finale di questa prima gara podistica Madonna delle Grazie qui a Vitulano. Ancora una volta vogliamo ringraziare Rino Giardiello per aver organizzato l'evento, poi andremo a ringraziare anche i tantissimi sponsor che hanno reso possibile l'evento, naturalmente l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, la protezione civile, i guardie ambientali che ringraziamo, e naturalmente tutto lo staff della Bocciopila Santa Croce qui di Vitulano. 35 minuti trascorsi dalla partenza, hanno già tagliato il traguardo in primi dietro! In non la toccate assunto. La fettuccia, vittoria che la rompete! Mario Capuani, rappresentante dell'Atletica Senatro, lui che è un atleta che predilige soprattutto le gare in montagna, quindi su questo percorso sicuramente si sarà molto divertito. Filippide Runners, società che è arrivata anche qui con un bel gruppo di atleti qua per tagliare il traguardo. Emiliano Villa, Emiliano subito accolto dal figlio, grande Emiliano, complimenti, quarto assoluto. E ancora Filippide Runners, compagno di squadra Emilio Inglese, quando siamo a 35:50. Per favore non spingete, quindi qua due che c'è la atleti del team Filippide Runners, ricordiamo che in questo gruppo pratica anche lui, vieni qua, quindi è una polisportiva Filippide Runners. 36:10 minuti trascorsi dalla partenza. Prova. Tanto hanno fatta, hanno rotta, oh, ma sono proprio bestioline. Aspettiamo qua che muore, arriva qua, vieni qua. E ora arriva, guardiamo. E i primi 5 atleti davvero hanno fatto il punto, siamo in attesa degli altri partecipanti naturalmente. Grazie.
Ancora i colori del team Filippi The Runners, ancora pochi metri per tagliare il traguardo. Luca Inglese, bravo Luca, e ancora stessi colori per Antonio Faraonio, complimenti Antonio, siamo a 37,50 partenza, Puristi, Alto Sannio, la gara di Pontirandolfo, il trofeo Santo David, 1° giugno, Giovanni Colandrea e ancora Filippi The Runners con l'arrivo di Luigi Santillo, ed eccolo qua lui, il promotore del gruppo Filippi The Runners, lui che è anche un grande ciclista, Agostino Viglione, mentre a tagliare il traguardo è Antonio Mastro 5, Barletta Sportiva, il team di Salvatore Petrella, grande Salvatore, vedremo sicuramente a Deliceto il 18 agosto, parliamo della provincia di Foggia, gara bellissima sotto il castello di Deliceto che si svolge in serata, quindi altra bellissima manifestazione. E ci avviciniamo ai 39 minuti di gara. Ora i colori dei podisti, vi potete fare un po' più sotto perché c'è la telecamera, ci sono le transenne a posto. Il team di Gerardo Rinaldi, Amelio Spezza, attaccato a lui c'è anche Danilo Cusano, grande Danilo, Danilo che non è un podista diciamo classico, correre su queste strade penso che sia stato più impegnativo. Magari la prossima edizione daremo spazio anche ai bambini, quindi per il prossimo anno cercheremo di promuovere anche una gara per i più piccoli, lo stemma degli amatori, podismo, Benevento al traguardo di Vidovano, il prof Alessandro Forgiuro. Partire dal numero 800, non 801. La 800, 849, sono 50. E ancora al traguardo Francesco Manella, bravo Francesco, con la splendida maglia della Passiata di San Diodoro. Ancora podisti con Giovanni Paradiso e col pettorale 806 e Mario dell'Italia, bravo Mario. 41,20 dalla partenza ed è tornato alle gare anche Antonio De Filippo. Antonio ricorda ancora la gara di Contrada di diversi anni fa. ...42 minuti trascorsi dalla partenza, abbiamo anche i podisti Alto Sannio, Giacomo Viglione oggi quasi indisposto, ha già dato, parlavamo prima con Giacomo proprio del trofeo San Cosimo e Damiano, quindi a pochi chilometri qui da Vidovano a Tocco Gaudio, altra gara bellissima, classica, un percorso simile a questo, ed eccolo qua, parlando di Giacomo Viglione,
Arriva anche il nostro Serafino Spidaletta. Forza Serafino, dai! Codisti, alto saglio! Bravo Serafino! 42-30! Ed eccola qui, la nostra Graziella Saccomanno, dopo aver vinto la gara della Deco Colle, arriva in compagnia di Antonio Soriano. Grande Graziella, che ha fatto parecchie ore di macchina per arrivare qui a Vitolano. Lei abita a Foglianese, sarà venuta di corsa. Facile. Brava Graziella, che dopo diversi anni ha ripreso a correre, devo dire che lo sta rifacendo alla grande. Ricordiamo che in gara c'è anche un gruppo di camminatori sportivi che sta percorrendo tutto il percorso. Sono trascorsi 43 minuti dalla partenza. Preparato anche il ristoro per accogliere tutti gli atleti. Ancora la casacca del team Filippine Runners al traguardo di Vitolano, alla prima edizione della gara podistica Madonna delle Grazie. Ed eccola qua con i colori del team Filippi De Randers, si tratta di Nazareno Cocchiaro. Gara su un percorso abbastanza tecnico, quindi anche allenante per le prossime gare veloci, una delle tante. Se volete passare sul traguardo, arrivate Terme, dove ci sarà la gara internazionale di 10 km, scorrevole e lineare. Saremo il primo giugno invece a Ponte Landolfo con gli amici dei podisti Alto Saglio. Ancora una volta ricordiamo che stasera alle 20 ci sarà l'estrazione della lotteria. Graziella, chi lo sa, può darsi che potrai anche vincere il primo premio, che è una crociera. E parlando di ritorni, eccola qui con la sua classica corsa. Si tratta di Margherita Goglia, brava Margherita, grandissima, grande prof, lui è un triatleta, parliamo di Antonio Luca Damo ed è anche docente presso l'Università degli Studi di Benevento, quindi un grande atleta. Graziella, dopo la vittoria di Deco Colle, torniamo a vincere quasi a casa, qui a Vitolano, quindi prima classificata Graziella Saccomanno. Per quanto riguarda la gara maschile, vinta da Mario Capuani. Quindi parlavamo della lotteria, stasera alle ore 20 l'estrazione dei premi, primi tre premi, e a tutti i podisti è stato consegnato, sarà consegnato poi dopo, ai primi 15, ai primi tre anche un biglietto della lotteria. E ancora Guido del Corso per il team podisti Alto Saglio. E ancora lo stesso team
le Aquile dell'Alto Sannio, Alessandro Lavorgna, grande Alessandro, 47 e 21. Siamo a 48 minuti e 30 secondi, vogliamo ricordare che le classifiche saranno visibili anche sul sito garepodistiche.com, quindi basta selezionare il sito e scorrere poi la classifica della gara podistica Madonna delle Grazie qui a Vidolano, organizzata dalla Pocciopila Santa Croce. Tra poco ringrazieremo anche tutti gli sponsor, anche lo sponsor tecnico, l'ottica Scarinzi, ma sono ancora tanti gli sponsor che vedete qui affissi con dei vari striscioni in ritmo. Quasi terminata la salita, quindi siamo sul tratto in pianura verso l'arrivo. Ed è Mario Saudella, bravo Mario. Ed eccoli qui, la coppia podistica Vera con la canotta di San Giuliano del Sannio, Angelo Raffaele Capone e Vera Cenicola. Per la classifica femminile arriva anche la terza donna, che è Anna Maria Damiano. Quarta, sì, scusami. Brava Anna Maria. Avevo saltato una partita. Quarta al traguardo, Anna Maria Damiano. Dell'area illusa. Quanti siamo? A 51 minuti dalla partenza, eccola qua, finita la scalata verso il traguardo. Giovanni Russo, grande Giovanni, complimenti. Giovanni ancora con la canotta storica di Lucetta, Giovanni. Pasqua, mi dai le chiavi? Se puoi. No, ma io mi sono fermata a camminare, stavo avanti. Era troppo duro. No, per questo ho fatto quasi tutto a camminare. minuti, ed è bella la visuale perché si comincia a vedere prima la testa dalla lunga salita e poi man mano la sagoma dell'atleta. Eccolo qui, lui che diversi anni fa non amava proprio la corsa,
poi si è fatto coinvolgere da Margherita e taglia il traguardo Cosimo Matarazzo, grande Cosimo. Cosimo, senti che sigla musicale per raccoglierti al traguardo. Solo quelli iscritti, gli altri non so se c'è, alcuni lo tenevano al fitto. Ricordiamo ancora una volta l'estrazione della lotteria Madonna delle Grazie che verrà proprio stasera alle ore 20 con tre bellissimi premi. Il primo premio, una crociera per due persone del Mediterraneo. Secondo premio, un iPhone 14. Terzo premio, occhiali da sole polarizzati. Thank you.
58 minuti di gara, vediamo in lontananza, senza la divisa sociale, la presidente del gruppo Magà, che è venuta a tifare i suoi atleti, ha portato sul porto. Ringraziamo anche l'unità mobile di soccorso dell'assistenza sanitaria, di guardia ambientale, la condizione di vita che sono ancora sul percorso, sono ancora diversi atleti. Devono tagliare il traguardo e poi abbiamo anche il gruppo dei camminatori, il gruppo Magà. Ricordiamo che proprio il 16 giugno la mattina alle ore 9 a Benevento ci sarà la seconda edizione di Benevento Cammina. Ma ci devono pochi chilometri in più. No, ma scusi. Siamo arrivati. Signora, ma io inizio la signora. Ecco. La faccia non sembra tanto rilassata, però diciamo che il percorso non è semplice. Mentre aspettiamo gli atleti, andiamo a ringraziare tanti sponsor, in primis lo sponsor tecnico L'Ottica Scarinzi, ringraziamo la macelleria Martina, CTM Vigilanza Investigazione, biscottificio del Viale, IM Service Impianti Elettrici, l'Associazione Volontari Valle di Curanese, Protezione Civile, non solo Zucchero, Sportiva Vitularo, Ippo Shop, la piccola azienda agricola di Esposito Filippo, Gruppo Ma Assicurazioni di Calabrese Francesco, Gioco Pizza, Bardal, Boris Ristorante, Boris Caffè, Informatica In, Tennis Club Moglianese, La Fortezza, la Trinità, il gruppo Simon, il parco avventura di Camposauro che vi invito a visitare con i vostri bambini, Cicci Carli, 36 Casali, Toscano Lavori e Orlacchio Auto Carrozzeria. Questi gli sponsor che potete anche visionare lungo la zona di arrivo.
Tieni 34 arrivi. Dove stanno sto persino? Accolto con un grande tifo, più del primo atleta classificato, è arrivato Massimiliano Mercurio. E chiudiamo con la carrellata degli sponsor con M5 Costruzioni. E dalla salita vediamo ancora. Mostrate il pettorale! Atleti locali! Pettorale! Fatelo vedere! Mettete il pettorale visibile, mettete per la classifica. Paolo, De Filippo, insieme. Ciao di volta, arrivola, guarda. Mario, Cosimo e Angelo, i nostri camminatori del gruppo Matà, il cuore verde della camminata sportiva. Grandi ragazzi, complimenti! E questo è un ottimo allenamento per evento cammina, quindi diciamo che il potenziamento l'avete già fatto, quindi per evento potrete scaricare tranquillamente. Già si arrivano, c'è il tanto. Si arrivano. Ma che hai da camminare? Sta ancora lì, ci sta arrivando. Ma non ci credo proprio. Ma quanto mai? Ma sei iscritto? Hai finito? Ah, primo? Abbiamo anche un altro campionatore che ha percorso tutti i 10 km, quindi non è semplice il percorso, quindi ringraziamo tutti coloro che hanno scelto oggi titolato per la prima gara agonistica, Madonna delle Grazie. Ringraziamo la Bocciofila di Santa Croce, organizzato l'evento, e poi ricordiamo ancora una volta la lotteria. Stasera alle ore 20 sarà l'estrazione per i primi tre premi. Terzo premio, Ugali da Sole, polarizzato. Secondo premio, iPhone 14. Primo premio, per due persone del Mediterraneo di 8 giorni. E a tutti gli atleti che saranno premiati sarà anche consegnato un biglietto della lotteria. Una settimana l'anno dopo,
Mamma mia, che percorso. Ho camminato quasi tutto il tempo, te lo giuro. Dava all'inizio della salita così e poi così. Quello capone si era fermato, si è girato e è venuto presto presso la fidanzata, guarda. Una cosa incredibile. Ha rotto il cazzo tutta la gara, se si faceva i cazzi suoi. Chi ha vinto? Puglia o quella? Graziella. Non è partito a razzo, bro. Gli alici che si levano poco era vicino a delle. È vero che c'erano diversi modi anche per, che gusto del calendario. Giustamente si ne ha più 4, 8, 12, poi 16 e poi 42, cioè, no, 18. La potremmo fare, però è il giorno di chiusura della festa, nel senso che vi vedete cantando, siamo a casino, a livello di gisti che ci cuciniamo con loro, la prima domenica lo so, libera, anche la prima domenica. Tutta la scia, perché tu c'hai la scia? Voglio quando arriva tu la scia. Oh, io male della scia. Ma come la tua parola? Ma quelli come li davano i premi? Ci vediamo, 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 ci vediamo,
Ricordiamo a tutti gli atleti che è stato realizzato anche un video della manifestazione, nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla pagina Facebook della Bocciofila Santa Croce. Per quanto riguarda invece le foto dell'arrivo, potrete subito consultare il sito garepodistiche.com, dove potete anche visionare la classifica dell'evento. Thank you.
chiuderemo la parte agonistica, passeremo subito alle premiazioni. Saranno premiati i primi tre atleti in assoluto, maschili e femminili, e i primi 15 arrivati. No, ma già la foto che abbiamo fatto lì sta seduto e li guarda un po' così, ma non si sa male. Ho fatto troppo ridere, ha detto Ciccio ha vinto. No, ma infatti proprio cioè, guarda, sta con quella che c'è il gruppo e dice guarda che figata. Ed eccolo qui il nostro assessore allo sport. Di solito il sindaco, l'assessore, il nostro del pettorale e fanno solo 10 metri, invece l'assessore ha percorso tutti i 10 chilometri, quindi grazie a Luigi Pucciano. E subito il figlioletto ad accoglierlo. Complimenti, bravo! Tre ne manca. Non che scendono la lui è Olimpio. Ah, è Olimpio! È Olimpio! Anna Florinda di lui! Anna Florinda! Per favore, non spingere! Ecco i nostri camminatori, forza il gruppo Macà, Giampaolo, Stefania, forza! Bravissime! Anche Alessandra, forza! Bravi, forza, complimenti! Brave! Bravo, io ce l'hanno fatta, eh! Braviva Stefania! E lo canna e Anna! Forza prof! La prof! La prof! La nostra istruttrice di camminata sportiva! Bravissima! Manca uno solo! Uno! Brava, come dici tu? Come ma chi sei? Il gruppo di camminata mi pare che ne arriva tutto qua. Le cacatrone. Sei ritirato. Bravo, mi ha mandato. E me l'ha consegnato il chip sto. No, cioè se tenete il numero chiamate. Noi finiamo. Dove sta? Si è andato a fare un cerchio. Ah, si è ritirato. No, perché si è tornato a fare.